una delle donne più affascinanti del mondo, figlia d'arte di due leggende del cinema, il regista Roberto Rossellini e l'attrice Ingrid Bergman. Isabella Rossellini, 65 anni, volto della casa Lancôme e protagonista di tanti film d'autore, ha parlato per la prima volta di un episodio doloroso successo tanti anni fa. Ne ha parlato durante l'intervista alla rivista Vulture. Quando aveva 15 anni, Isabella Rossellini è stata stuprata da un coetaneo, ma non lo ha mai denunciato e non intende farlo adesso. Perché dovrei tirare fuori questa storia adesso? Che cosa accadrebbe se la gente iniziasse a dire «No, ora devi dire il suo nome. In Italia sono una superstar. Se facessi il suo nome, gli rovinerei la vita», ha dichiarato l'attrice, che ha poi spiegato di non aver saputo più nulla di lui. Potrebbe essere sposato, avere figli. Lo stupro della Rossellini, secondo le sue stesse parole, è avvenuto nel contesto di una cultura completamente diversa da quella in cui viviamo oggi, che tutti stiamo provando a modificare. L'attrice si dice comunque a favore del movimento Me Too, affermando che ha dato coraggio a tante donne. La cosa davvero utile è stata quella di sentire altre donne raccontare le loro storie e mostrare quanto possano essere subdoli alcuni uomini. Sono felice che si stia parlando di questo problema, perché tutte le donne, almeno una volta nella vita, sono state molestate, ma non se n'era mai parlato prima. Questo movimento è riuscito a mostrare tutti i modi in cui le donne possono essere ridotte. Dichiarazioni destinate a far discutere.